Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Ho il piacere di presentare questa edizione 2015 del rapporto Rifiuti Urbani, redatto dall'ISPRA. Voglio innanzitutto portare il saluto, credo lo faranno più tardi anche i rappresentanti politici. Oggi è in discussione dalle 9 in aula il collegato ambientale, quindi la scaletta sta saltando, subirà un po' delle modifiche perché mano a mano che si libereranno poi interverranno il presidente Bratti, il sottosegretario Velo e quindi rispetto alla scaletta del programma al programma che avete avuto ci sarà qualche modifica rispetto ai saluti istituzionali. Desidero però portarvi il saluto del ministro che ho sentito ieri sera, il ministro Galletti, che oggi è impegnato appunto col collegato ambientale e poi in un altro impegno istituzionale a Torino, e il saluto anche del presidente De Bernardinis, anche lui impegnato come consulente evidentemente al Senato per il collegato ambientale, che ci raggiungerà più tardi, poi lo farà lui e spero riuscirà ad arrivare in tempo per moderare la tavola rotonda. O da solo, ovvero con la collaborazione preziosa ed efficace di Rosanna Laraia, che è la nostra dirigente del servizio rifiuti e che ringrazio insieme ai colleghi del servizio e a tutti gli altri colleghi di ISPRA che hanno poi materialmente contribuito all'organizzazione di questo evento. Un ringraziamento iniziale voglio anche rivolgere sentito ai colleghi del Ministero dell'Ambiente che oggi ci hanno messo a disposizione questo auditorium che ormai sta diventando anche il nostro riferimento istituzionale per le presentazioni, ma credo che la location sia particolarmente adatta. Saluti e ringraziamenti che voglio estendere anche a tutti gli altri relatori che hanno accettato di partecipare alla tavola rotonda e nessuno me ne voglia se cito primo fra tutti l'amico e collega Luca Marchesi, che è qui seduto vicino a me, che è il direttore di ARPA Friuli Venezia Giulia e che è anche il presidente di AssoArpa, a testimonianza della sinergia sempre più forte tra il nostro istituto e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, sinergia che poi si esplica concretamente nel Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale che, non voglio ripetere né dire cose che probabilmente Luca accennerà più tardi, sistema dicevo che al di là della previsione normativa e di questa benedetta legge in approvazione al Senato ormai da qualche mese, nei fatti, diciamo, funziona e porta già dei frutti, secondo, dal mio punto di vista, interessanti. Ovviamente parlo di prodotti tecnico-scientifici. Io ho una presentazione, come al solito, curata dai colleghi appunto del servizio rifiuti, che torno a ringraziare particolarmente per un lavoro che a volte è un po' oscuro, ma che è veramente significativo e importante. Non è fatto ovviamente solo dalla produzione di questi documenti, ma che trova, diciamo, un'espressione particolarmente significativa anche per quanto riguarda l'attenzione delle istituzioni e dei cittadini proprio nella realizzazione di questo documento. Devo dare due avvertenze di carattere tecnico. La prima è che ovviamente l'evento viene registrato attraverso i nostri canali e la nostra struttura tecnica e non appena possibile credo ci sarà anche la diretta streaming, il che significa che se qualcuno che interviene o che partecipa alla tavola rotonda non ha intenzione di divulgare il proprio contenuto, di far vedere la propria immagine, lo deve comunicare alla nostra segreteria per gli adempimenti conseguenziali, come si dice. Ciò detto, cercherò di essere breve. Ovviamente scusate, un saluto anche agli altri direttori delle agenzie presenti, vedo il direttore di ARPA Calabria, credo ci raggiungerà qualche altro collega, vedo in fondo alla sala il presidente dell'autorità per l'energia elettrica e il gas. Ciao. Buongiorno presidente, ciao, se ti vuoi accomodare in prima fila c'è il posto. Presidente Bortoni, che ringrazio per l'attenzione che devo dire da sempre riserva anche alle tematiche ISPRA e anche a questo prodotto in particolare. E dopo credo di aver esaurito tutti i colleghi, i saluti mi scuseranno i colleghi che non ho citato personalmente, io credo di poter partire con questa presentazione. Voglio partire però, ecco, è arrivato intanto anche il direttore di ARPA Veneto che appunto sapevo sarebbe venuto. Problemi tecnici?
Assolutamente sì, quindi li risolviamo. Questo è l'inizio, adesso vedo il resto. Ah, ok. Permettetemi però quest'anno di esordire con una menzione che parte dal dettato normativo, cioè dell'articolo 189, il catasto dei rifiuti. E per poter disporre della raccolta completa di questi dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, basterà collegarsi quest'anno a www.catasto-rifiuti.isprambiente.it e selezionare il proprio comune tra gli oltre 8.000 comuni italiani. Questa è una innovazione significativa, un valore aggiunto, perché consente di raggiungere il massimo livello di disaggregazione che va dal singolo comune al dato nazionale. Le informazioni sono suddivise anche per frazione merceologica e la copertura temporale parte dall'anno 2010. Sono informazioni acquisite, elaborate e pubblicate dall'ISPRA grazie al contributo delle sezioni regionali del catasto e di tutti i soggetti pubblici detentori dell'informazione. Per quanto riguarda il 2013, vediamo nell'Europa a 28 stati, il 28% dei rifiuti urbani gestiti è avviato al riciclaggio, il 15% a compostaggio, il 26% e il 31% sono inceneriti e smaltiti in discarica. È un dato particolarmente differenziato nell'Europa a 28 e anche nell'Europa a 15, dove ancora il ricorso alla discarica è particolarmente significativo. Nel 2014 la produzione nazionale di rifiuti urbani si aggira a circa 30 milioni di tonnellate, più lo 0,3% rispetto all'anno precedente, e questo rappresenta un'inversione di tendenza in raffronto al trend rilevato nel periodo 2000-2013. L'andamento però dei rifiuti urbani, questo incremento, è in coerenza con il trend dei principali indicatori socio-economici del Paese e in particolare con i consumi delle famiglie. Questa slide indica che nel 2014 il pro capite nazionale si aggira a 488 kg per abitante, stabile rispetto al 2013. A livello di macroarea geografica si rileva un aumento di 7 kg per abitante per anno nel nord e cali di circa 3 kg per abitante per anno e di 4 per abitante per anno sia nel centro che nel sud del paese. Il valore di produzioni pro capite sono pari a 496 kg nel 2014 per abitante per anno al nord, 547 nel centro, 443 nel sud. Ora, va rilevato che evidentemente questo è un valore pro capite che si riferisce in rapporto al numero degli abitanti residenti in ciascuna area geografica di riferimento e non tiene pertanto conto della cosiddetta popolazione fluttuante, che comunque è un valore da tenere presente. Vediamo se ho capito come funziona. Sì. La crescita maggiore del dato di produzione si osserva per le Marche, con il 4,2% e per il Piemonte, mentre le regioni che fanno rilevare la maggior contrazione sono la Basilicata, meno 3,1%, il Lazio, meno 2,5%, il Molise e la Calabria. I maggiori valori di produzione pro capite si registrano in Emilia-Romagna, Toscana, Liguria e Valle d'Aosta, i minori in Basilicata, Molise, Calabria e Sardegna. Le regioni con un pro capite superiore a quello medio nazionale sono complessivamente 7. Alle 4 che ho citato prima si aggiungono Umbria, Lazio e Marche. Vediamo ora com'è andata la raccolta differenziata. Nel 2014 la percentuale si è attestata al 45,2% della produzione nazionale, con una crescita di quasi 3 punti rispetto al 2013. Abbiamo pertanto raggiunto l'obiettivo fissato nella normativa, il 45% nel 2008. Io francamente devo dire, tutti mi evidenziano che l'abbiamo raggiunto con 6 anni di ritardo. Io credo che chi come me, come molti di noi, si occupano di questo settore da più anni, solo 7-8 anni fa il pensare di raggiungere il 45,2% a livello nazionale era un obiettivo veramente, vorrei dire, quasi utopico, perché ragionavamo di una percentuale media nazionale di poco superiore al 25-26%. Quindi diciamo, a mio modesto parere, al di là del dato normativo, è un obiettivo particolarmente soddisfacente. In valore assoluto la raccolta differenziata si attesta a 13,4 milioni di tonnellate, con quantitativi pari a 7,8 nel nord, 2,7, ovviamente parlo di milioni di tonnellate, nel centro e poco meno di 2,9 milioni nel sud. Valori che si traducono in percentuali calcolate rispetto alla produzione totale di rifiuti urbani di ciascuna macroarea
pari al 56,7% per le regioni settentrionali, al 40,8% per quelle centrali e al 31,3% per le regioni del Mezzogiorno. Abbiamo qui la slide che rappresenta l'andamento della raccolta differenziata per regione. A livello regionale la percentuale più alta di raccolta è conseguita dal Veneto con il 67,6% e segue il Trentino Alto Adige con il 67%. Entrambe queste regioni superano pertanto l'obiettivo del 65% fissato dal legislatore per il 2012. Devo però anche dire con soddisfazione che al di sopra del 60% si collocano le percentuali di raccolta differenziata del Friuli e superiore al 55% quelle delle Marche, della Lombardia e dell'Emilia. A più del 50% sono il Piemonte e la Sardegna. Tra le regioni del centro l'Umbria raggiunge una percentuale di raccolta del 48,9%, la Toscana il 44,3% e il Lazio del 32,7%. Tenendo conto però nel Lazio, questo occorre dirlo, che la crescita è stata rispetto all'anno precedente di 6,2 punti percentuali e quindi è il trend migliore a livello nazionale rispetto all'anno precedente. Peraltro poi sapete che i nostri metodi di calcolo non tengono conto di una serie di voci che invece in altri documenti sono contenute. Anche qui con soddisfazione voglio rilevare che un ulteriore incremento del tasso di raccolta si rileva per l'Abruzzo, la cui percentuale è stata pari al 46,1% rispetto al 42% dell'anno precedente, mentre Basilicata e Puglia si collocano al 27,6% e al 25,9%, al 22,3% è invece il tasso conseguito dal Molise. Devo purtroppo dire che abbiamo ancora percentuali di raccolta differenziate inferiori al 20% in Calabria, 18,6%, e in Sicilia, 12,5%. Purtroppo la Sicilia quest'anno fa registrare, unica regione in Italia, un dato in controtendenza, ovvero la percentuale di raccolta differenziata è diminuita rispetto al 2013, dove si attestava intorno al 13,3%. Un altro dato rilevante è quello relativo alla raccolta differenziata per frazione merceologica nel triennio 2011-2014, ma in particolare tra il 2013 e il 2014 noi abbiamo registrato un incremento del 9,7% per la raccolta differenziata della frazione organica, umido più verde, che fa seguito a un aumento dell'8,4% rilevato nell'anno precedente. La raccolta di questa frazione si attesta quindi a 5,7 milioni di tonnellate. La seconda frazione maggiormente raccolta è quella cellulosica, con un quantitativo di poco inferiore 3,2 milioni di tonnellate, che comunque è un valore percentuale superiore al 3,4% rispetto al 2013. Il dato per province con raccolta differenziata superiore nel 2014 al 65% evidenzia come la maggior parte di queste province sia collocata nel nord del paese e una menzione particolare ovviamente merita Treviso, che ha raggiunto quasi l'82% di raccolta differenziata, e pur tuttavia diciamo in questa slide ci sono delle province anche del centro e del sud Italia, in menzione diciamo particolare a Macerata col 69,1%, a Benevento col 68,9% e anche, mi fa piacere, una provincia sarda, provincia che esiste però non nell'ordinamento, cioè esiste nell'ordinamento regionale, il Medio Campidano, ma non ha una corrispondenza nell'ordinamento statale. Comunque il Medio Campidano si è attestato al 66,6%. Se invece andiamo a vedere i comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti appunto nell'anno 2014, il maggior livello di raccolta differenziata è stato osservato per Venezia, 52,2%, che fa rilevare una crescita di quasi 11 punti in più rispetto al 2013, a Verona che è al 50,6%. Veramente a un passo dal 50% Milano, col 49,9%, e anche Milano ha fatto registrare un incremento significativo, più 7,4% rispetto al 2013, Padova al 47,9%, Firenze e Torino registra una leggera contrazione rispetto all'anno precedente, si attesta al 44,2% e al 41,6%. Bologna è al 38,3%. La percentuale di Roma raggiunge il 35,2% e ovviamente chi conosce il Lazio sa che la percentuale di Roma traina normalmente tutta la regione, ma anche qui faccio rilevare che rispetto al 2013 c'è stato un incremento consistente pari al 5,5%. Analogo all'incremento registrato per Roma osserviamo a Bari, la cui raccolta differenziata passa dal 21,4% al 27%,
Napoli fa rilevare una percentuale del 22%, mentre di poco superiore al 10% abbiamo la percentuale di raccolta differenziata registrata a Taranto, 11,2%. Purtroppo al di sotto del 10% abbiamo Catania, Palermo e Messina. Per quanto riguarda le percentuali di riciclaggio e quindi la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani, la direttiva, come è noto, la 98 del 2008, prevede un target del 50% da conseguire entro il 2020. Per il monitoraggio di questi indicatori, gli Stati membri devono scegliere una delle quattro metodologie individuate dalla Commissione europea con la decisione 753 del 2011. Noi, come Italia, abbiamo scelto di adottare la seconda metodologia, che calcola la percentuale di riciclaggio di rifiuti urbani costituiti da carta, metalli, plastica e vetro, altri singoli flussi di rifiuti domestici e simili, estendendone l'applicazione anche al legno e alla frazione organica. E quindi, seguendo questa metodologia, nel 2014 la percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio risulta pari al 45,2%, con un aumento di 3,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Se invece calcoliamo la percentuale di riciclaggio di tutte le frazioni dei rifiuti urbani rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti, la percentuale scende al 40,4% con un aumento di 2,8 rispetto all'anno precedente. Un altro dato particolarmente interessante è come vengono gestiti i rifiuti urbani nel nostro paese. E su questo, diciamo, i dati sono, devo dire anche qui, moderatamente incoraggianti. Intanto perché lo smaltimento in discarica è ancora molto elevato, siamo al 31%, ma il riciclaggio raggiunge nel suo insieme il 42% della popolazione e comunque anche il ricorso alla discarica è significativamente diminuito. Il 17% dei rifiuti urbani prodotti viene incenerito, il 2% viene inviato ad impianti produttivi come per esempio i cementifici per essere poi utilizzato come combustibile per la produzione di energia. Il 16% circa interessa il trattamento biologico della frazione organica da raccolta differenziata, mentre l'1% dopo il trattamento adeguato viene utilizzato per ricoprire le discariche. Il 2% costituito da rifiuti derivanti da impianti TMB viene invece inviato a ulteriori trattamenti quali la raffinazione per la produzione di CSS o la biostabilizzazione, mentre l'1% viene esportato. Parliamo, per quanto riguarda l'esportazione, di quasi 320.000 tonnellate. In questa slide vogliamo presentare i quantitativi di rifiuti trattati in impianti di compostaggio nel decennio 2005-2014, anche se ovviamente faccio riferimento specificamente allo scorso anno. È un settore, quello del compostaggio, che nel 2014 risulta caratterizzato da uno sviluppo della dotazione impiantistica che riguarda la maggior parte delle regioni, in particolare nel nord del paese. Ciò evidentemente determina maggiore capacità di trattamento e di quantità gestita, soprattutto delle frazioni organiche che provengono dai trattamenti di raccolta differenziata. Il numero di impianti operativi è pari a 279 ed aumenta rispetto al 2013 di ben 39 unità. Dei 279 impianti censiti, 20 risultano dotati sia di linee sia di trattamento aerobico che anaerobico. I quantitativi dei rifiuti avviati a compostaggio, che nel 2014 è pari a circa 5,3 milioni di tonnellate, mostrano un incremento rispetto all'anno precedente di circa 622.000 tonnellate. In crescita costante appare anche il trattamento dei rifiuti organici, che nel 2014 ha raggiunto quasi 4 milioni e mezzo di tonnellate, con un aumento di circa 620.000 tonnellate stesse. Qual è la quantità che in ingresso agli impianti di trattamento meccanico biologico? Ora, non voglio soffermarmi sul fatto che il trattamento meccanico biologico contribuisce a una gestione più corretta del rifiuto urbano differenziato e anche della parte residuale di raccolta differenziata, ma questo è noto a tutti gli operatori e agli addetti al settore. E nel 2014 al TMB è stato avviato un quantitativo di rifiuti di circa 9,4 milioni di tonnellate, dato stabile, più o meno stabile, rispetto al 2013. Abbiamo rilevato un aumento del 2,3% riguardo ai rifiuti urbani indifferenziati trattati, che costituiscono comunque una quantità rilevante dei rifiuti trattati. Nell'insieme, il sistema impiantistico italiano è autorizzato a trattare un quantitativo di rifiuti pari a 13 milioni e mezzo di tonnellate, e i rifiuti trattati nel 2014 corrispondono al 69,5% della capacità autorizzata a livello nazionale, il che significa che possono essere ancora trattati circa 4 milioni di tonnellate di rifiuti. La figura, la slide, mostra nel dettaglio anche la situazione a livello di macroarea.
Sul territorio nazionale nel 2014 abbiamo censito 117 impianti di trattamento meccanico biologico, di cui 38 al nord, 32 al centro, 47 al sud. I rifiuti prodotti dal TMB nel 2014, pari a circa 8,3 milioni di tonnellate, sono essenzialmente costituiti da frazione secca, combustibile solido secondario, CSS, e la frazione organica non compostata. E si tratta di rifiuti prevalentemente avviati a forme di smaltimento quali la discarica, oltre il 50%, e l'incenerimento. Veniamo adesso alla situazione rispetto agli impianti di incenerimento. Nel 2014 sul territorio nazionale abbiamo censito 44 impianti di incenerimento per rifiuti urbani, 44 impianti operativi di incenerimento per rifiuti urbani, appunto la frazione secca e il combustibile solido secondario che provengono dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani. Si tratta di un parco impiantistico localizzato prevalentemente nel nord del paese, in particolare in Lombardia e in Emilia-Romagna, dove registriamo la maggior quantità di rifiuti urbani inceneriti. Rifiuti urbani inceneriti che nel 2014 sono pari a oltre 5,1 milioni di tonnellate, registrando quindi nel biennio 2013-2014 una leggera flessione correlata anche alla chiusura ed al fermo di alcuni impianti. Per quanto riguarda le tecnologie, quella più utilizzata sia in termini di capacità di trattamento che per numero di linee è quella a griglia mobile, a cui seguono le tecnologie a letto fluido e a tamburo rotante. Tutti gli impianti di incenerimento censiti sono operativi, come dicevo, e producono energia. Dei 44 impianti operativi in Italia, 12 sono dotati di ciclo cogenerativo. Questi ultimi hanno trattato 2,2 milioni di tonnellate di rifiuti, con un recupero sia di energia termica che elettrica di quasi 1,6 milioni di megawattora. I 32 impianti dotati di sistemi di recupero energetico elettrico hanno incenerito oltre 4 milioni di tonnellate di rifiuti, recuperando quasi 3 milioni di megawattora di energia elettrica. Qual è invece la situazione relativa alle discariche? Nel 2014 172 discariche per rifiuti non pericolosi hanno ricevuto i rifiuti provenienti dal circuito urbano, 8 in meno rispetto al 2013. In alcuni casi gli impianti in questione hanno chiuso, in altri hanno ricevuto tipologie di rifiuti non pericolosi diverse e differenti rispetto ai rifiuti urbani. Rifiuti urbani smaltiti in discarica nel 2014 che sono pari a circa 9,3 milioni di tonnellate, facendo registrare quindi, come dicevo prima nella presentazione, una contrazione rispetto al 2013 di circa il 14%, pari a 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti, grazie anche all'incremento della raccolta differenziata. Analizzando il dato per macroarea geografica, osserviamo una riduzione del 6% dello smaltimento al nord, del 27% al centro ed un incremento invece del ricorso alla discarica del 12% al sud. Riportando invece la percentuale dei rifiuti urbani smaltiti in discarica con il totale dei rifiuti prodotti, si registra che questa consistente riduzione che abbiamo potuto rilevare soprattutto al centro del paese è da attribuire anche ad ingenti flussi extraregionali di rifiuti prodotti nella regione Lazio a seguito della chiusura della discarica di Malagrotta. Il Friuli e la Lombardia, rispettivamente con il 6 e il 7%, sono le regioni che smaltiscono in discarica la percentuale inferiore di rifiuti urbani rispetto al totale di quelli prodotti, mentre la Sicilia con l'84% di smaltimento in discarica è la regione che fa maggior ricorso a questa forma di gestione. Voglio evidenziare che a causa dei flussi di rifiuti smaltiti in altre regioni, l'indicatore relativo alla percentuale dello smaltimento in discarica sul totale dei rifiuti urbani prodotti a livello regionale risulta in alcuni casi poco significativo. In Campania, ad esempio, il 3% dei rifiuti urbani prodotti viene smaltito fuori regione e, considerando queste quantità, la percentuale di rifiuti avviati a smaltimento sale dal 9 al 12%. Stessa situazione si rileva per il Lazio, le cui discariche accolgono il 20% dei rifiuti prodotti, a cui andrebbe assommato il 9% smaltito in discariche di altre regioni. Anche in Calabria, considerando le quote di rifiuti urbani inviate fuori regione, la percentuale di rifiuti smaltiti in discarica rispetto alla produzione regionale sale dal 47 al 68%. Voglio, per concludere, solo rilevare la situazione del Molise, che smaltisce in discarica il 111% dei rifiuti prodotti in quella regione, perché appunto in Molise, a meno delle quote di rifiuti di provenienza extraregionale, che sono pari a quasi 80.000 tonnellate, la percentuale di rifiuti smaltiti rispetto a quelli prodotti scenderebbe invece al 45%, e analogamente in Puglia la percentuale scende dal 75 al 53% se si tiene conto delle oltre 420.000 tonnellate di rifiuti smaltiti che provengono
da altre regioni. Questa slide vuole dare un flash rispetto al recupero dei rifiuti di imballaggio, che ovviamente rappresentano, come ben sappiamo, uno dei flussi prioritari soggetti a monitoraggio da parte dell'Unione Europea, che ha fissato specifici obiettivi di recupero e riciclaggio. Nel 2014 sono stati immessi al consumo sul mercato nazionale quasi 11,9 milioni di tonnellate di imballaggi, in crescita rispetto al 2013 di 390.000 tonnellate, nonostante un quadro economico nazionale che mostra invece una riduzione in termini di prodotto interno lordo. In generale, tutte le frazioni merceologiche che abbiamo considerato presentano un incremento dei quantitativi immessi al consumo rispetto al 2013, ad eccezione dell'alluminio. La quantità di rifiuti di imballaggio avviata al recupero si attesta a 9,2 milioni di tonnellate, che corrispondono a circa il 77,7% dell'immesso al consumo, con un incremento del 5% corrispondente in termini quantitativi a circa 435.000 tonnellate rispetto al 2013. Tutte le frazioni merceologiche fanno registrare nel 2014 un incremento nel recupero totale in termini quantitativi. Plastica e legno rappresentano i materiali con l'aumento più elevato. La carta è invece la frazione maggiormente recuperata, circa il 42% del totale dei rifiuti di imballaggio recuperati. 7,8 milioni di tonnellate, pari al 66% degli imballaggi, è stato riciclato, e nel 2014 abbiamo registrato un aumento del 24% del recupero energetico, che raggiunge 1,4 milioni di tonnellate, pari al 12% circa degli imballaggi immessi al consumo. Un altro aspetto interessante di questo documento del nostro prodotto è il confronto delle medie regionali dei costi pro capite annui dei comuni a tari a tariffa puntuale. Il nostro istituto, nello scorso anno, ha selezionato un campione di 102 comuni che adottano il sistema di tariffazione puntuale denominato Pay as you throw, localizzati solo nel nord Italia, non essendo disponibili informazioni relative ai comuni del centro e del sud. La popolazione totale di questo campione che abbiamo esaminato è di circa 360.000 abitanti. La tabella mostra il confronto dei costi dei consumi a tariffa normalizzata con quelli che invece applicano la tariffazione puntuale. In Lombardia il costo pro capite nei comuni a tariffa normalizzata è di circa 134,53 euro abitante, mentre in quelli a tariffa puntuale il costo è di circa 130 euro ad abitante, meno 4%. In Trentino il costo dei comuni a tari normalizzata è di 158,25 euro ad abitante, mentre per i comuni che adottano la tariffa puntuale il costo scende a 147,71, con una diminuzione di oltre il 7%. Particolarmente sensibile è la diminuzione dei costi nella regione Veneto, meno 20%, che passano da 109,33 euro ad abitante nei comuni a tari normalizzata a 86,87 euro abitante nei comuni a tariffa puntuale. La valutazione di questi dati deve tenere conto che il campione dei comuni a tariffa puntuale è costituito da un numero ridotto dei comuni, come ho detto prima, rispetto al campione dei comuni a tari, e che anche le percentuali di raccolta differenziata sono sensibilmente diverse. Mi avvio alla conclusione. Costo medio per abitante anno e per chilogramma gestito nell'anno scorso. Noi come istituto da anni, anche con uno sforzo, stiamo analizzando i dati economici che derivano dalle dichiarazioni MUD al fine di valutare i costi della gestione dei servizi di igiene urbana gestiti dai comuni e dai consorsi e le percentuali di copertura degli stessi con i proventi derivanti dalla tassa, ovvero dalla tariffa. Nel 2014, anche in virtù della legislazione vigente che prevede che i costi del servizio di igiene urbana siano interamente coperti dai cittadini, la percentuale di copertura dei costi ha raggiunto il 99,5%, il che significa che è una tassa che viene pagata, che viene corrisposta. Pensiamo che solo 10 anni fa era dell'83,5%. Al raggiungimento di tale percentuale di copertura ha contribuito la diminuzione, evidentemente, dell'evasione della tassa dei rifiuti, soprattutto nelle regioni del sud Italia. Riguardo ai costi, nel 2014 il costo medio annuo pro capita di gestione del servizio risulta di 165 euro ad abitante, di cui 60,41 per la gestione degli indifferenziati, 44,79 euro per la gestione delle raccolte differenziate, 22,39 euro per lo spazzamento stradale. Ovviamente le medie dei costi sono differenti da regione a regione. A livello di macro area geografica,
Il costo è di 148,28 euro al nord, di 208,94 euro al centro e di 165,21 euro al sud. Il costo unitario medio, quindi, per chilogrammo di rifiuto risulta di 0,23 euro chilogrammo per la gestione dei rifiuti differenziati e di 0,19 per la gestione delle raccolte differenziate, costo che a livello di macroaree è di 0,22 euro al nord e al centro e di 0,25 euro al sud, mentre il costo di gestione dei rifiuti differenziati è di 0,15 euro al nord, 0,22 euro al centro, 0,26 euro al sud. Se a questi costi aggiungiamo anche i costi generali del servizio, il costo medio di gestione di un chilogrammo di rifiuto risulta essere di 0,33 euro a chilogrammo. Se poi estrapoliamo i dati dei costi unitari per abitanti, possiamo stimare che per il 2014 un costo complessivo nazionale di gestione dei servizi di igiene urbana ammonta a circa 10 miliardi di euro, di cui 3,8 per la gestione dei rifiuti indifferenziati, 2,7 per le raccolte differenziate e 1,4 per lo spazzamento stradale. Alla fine di questa, avrei voluto più concisa, ma insomma ho dovuto anche dare conto dei dati e anche del lavoro che è stato fatto da tutti i colleghi. Alla fine di questa esposizione desidero però rivolgere, oltre ai ringraziamenti che ho già rivolto all'inizio del mio intervento, ringraziare altri soggetti che hanno partecipato, innanzitutto i colleghi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ovviamente i colleghi delle regioni, degli osservatori regionali e provinciali dei rifiuti, le province, i comuni, gli ATO, i consorzi e le aziende locali, un ringraziamento anche ad Unioncamere e poi un ringraziamento, dicevo prima, sentito non formale anche a tutti i colleghi di ISPRA, in particolare quelli del servizio rifiuti, ma anche a tutti gli altri che poi hanno collaborato all'organizzazione dell'evento di oggi. Grazie.